Sono ormai definitivi i risultati delle elezioni amministrative che in Piemonte, come del resto in tutto il nord-ovest, hanno visto una decisa affermazione del centrodestra. Cambio di segno per le province di Novara, Biella e per il Verbano Cusio-Ossola, fino a ieri in mano al centro-sinistra. A Cuneo è il trionfo dell'imprenditrice Gianna Gancia, compagna di vita e di partito del ministro Calderoli, che con oltre il 50% delle preferenze succede all'uscente Raffaele Costa. Lo sfidante numero uno, Mino Taricco, ha già annunciato che guiderà le file dell'opposizione, mantenendo anche l'attuale carica di assessore regionale all'agricoltura. Torna invece a sedersi in Parlamento, deluso dal risultato personale e politico, il candidato dell'UDC, Teresio Delfino. A Torino, provincia roccaforte della sinistra, è testa a testa tra il presidente in carica Antonio Saitta, sostenuto da PD e Italia dei Valori, e Claudia Porchietto, appoggiata da PDL e Carroccio. Per sapere chi vincerà bisognerà aspettare il ballottaggio, dove a fare da ago della bilancia potrebbero essere i voti dell'UDC di Michele Vietti, che ha portato a casa il 5%. La cintura torinese nel complesso resta rossa, esclusi Rivoli, dove si va al ballottaggio, e Chieri, passato al centrodestra. Nel resto dei comuni il centrosinistra vince al primo turno. Aldo Corgiat è confermato primo cittadino di Settimo Torinese, così come Giuseppe Catizzone è confermato a Nichelino. Nel cuneese Sergio Soave del PD è il nuovo sindaco di Savigliano, mentre si prospetta una serie di ballottaggi. A Fossano la sfida è tra il sindaco uscente Francesco Balocco e Aldo Mana, a Bratra Gianni Comoglio del PDL in leggero vantaggio e Bruna Sibille. Ad Alba ancora testa a testa tra Carlo Castellengo e Maurizio Marello, mentre a Saluzzo l'uscente Paolo Alemanno è in vantaggio di 6 punti percentuale su Piero Sassone. Tempi supplementari anche in Liguria per la poltrona di presidenza della provincia di Savona, che vede Angelo Vaccarezza del PDL in vantaggio di 10 punti percentuale su Michele Boffa. Le elezioni provinciali a Torino, che vedono, l'abbiamo detto, andranno al ballottaggio Antonio Saitta e Claudia Porchietto. Antonio Saitta in vantaggio con il 44,33%, Claudia Porchietto invece candidata del centrodestra si è aggiudicata il 41,5%. Segue Michele Vietti dell'UDC con il 4,56%. E ancora le elezioni provinciali a Cuneo, trionfo di Gianna Gancia con il 54,6%. Segue Mino Taricco, candidato del centro-sinistra, con il 30,37%. Poi Teresio Delfino dell'UDC si è aggiudicato il 7,56%. Ancora elezioni provinciali ad Alessandria, lo abbiamo detto, andranno al ballottaggio il presidente uscente del centro-sinistra Paolo Filippi, in vantaggio invece Franco Stradella del centro-destra, entrambi Franco Stradella al 46,63%, l'uscente Filippi invece il 43,33%. Vediamo. Ancora questi, lo sappiamo, sono i dati ormai definitivi. La provincia di Novara vede la vittoria di Diego Sozzani, un altro sorpasso, un'altra provincia passata al centrodestra. Sozzani vince con il 53,1% contro il presidente uscente Sergio Vedovato, che si è aggiudicato invece il 32,59%. Elezioni provinciali di Biella, nuovo presidente Roberto Simonetti del centrodestra con il 54,91%, che subentra Wilmer Ronzani, che invece si è aggiudicato il 27,17%. E ancora le provinciali a Verbania, vince Massimo Nobili, il nuovo presidente della provincia di Verbania, con il 57,52%, subentra Paolo Ravaioli, che invece si è aggiudicato il 39,58%. E poi la provincia di Savona, lo abbiamo detto, andranno al ballottaggio Angelo Vaccarezza del PDL in vantaggio con il 49,52% e Michele Boffa del centro-sinistra con il 37,99%. Iniziamo a vedere allora le comunali, nuovi sindaci nella cintura torinese. A Rivoli andranno al ballottaggio Franco Giusto Dessì e Giuseppe Morena, uno con il 48,12%, l'altro con il 30%.
39,90. Settimo torinese invece Aldo Corgiat Loia del centrosinistra si conferma sindaco con il 52,80% contro Giovanni Ossola che invece si è aggiudicato il 22. E poi ad Alba andranno al ballottaggio Carlo Castellengo del centrodestra in vantaggio con il 46% e Maurizio Marello del centrosinistra con il 41%. A Boves invece il nuovo sindaco è Mario Giuliano con il 37,97% a dispetto invece di Maurizio Paoletti che si è aggiudicato il 35%. Avrà ballottaggio tra Bruna Sibille per il centrosinistra, Giovanni Comoglio per il centrodestra, la Sibille assessore alla montagna della regione si è aggiudicata al 46%, Giovanni Comoglio invece vice sindaco uscente il 48%. E poi torniamo in provincia di Torino, altri sindaci, Giuseppe Catizzone si conferma primo cittadino di Nichelino con una vittoria eclatante con il 70% dei voti rispetto all'altro candidato Giovanni Parisi che invece si è aggiudicato il 23%. A Pio Sasco vittoria del centro-sinistra, la candidata Roberta Avola Farace, la nuovo sindaco di Pio Sasco con il 52,38% su Paolo Buzzelli del centrodestra che invece si è aggiudicato il 23,14%. E ancora a Beinasco il nuovo sindaco è Maurizio Piazza con il 56,76%, mentre Domenica La Fauci, l'altra sfidante, ha ottenuto il 31,98%. Il nuovo sindaco di Chieri è Francesco Lancione del centrodestra, anche qui un altro comune che ha cambiato colore politico. Lancione vince con il 55,51%, mentre Manuela Oli ha ottenuto il 40,13%. A Collegno si conferma sindaco Silvana Cossato con il 61,59% dei voti, una vittoria schiacciante su Claudio Broglio che invece ha ottenuto il 28%. Torniamo in provincia di Cuneo, nuovo sindaco di Busca è Luca Gosso con il 59,14% dei voti rispetto alla sfidante Antonella Simondi che invece ha ottenuto il 23,37%. Il nuovo sindaco di Caraglio, Giorgio Lerda, con il 38,05% rispetto a Sergio Parola che invece ha ottenuto il 34%. A Dronero sale sulla poltrona di primo cittadino Pier Giuseppe Reineri con il 37,44% rispetto a Livio Acchiardi che invece ha ottenuto il 36,78%. Fossano, l'abbiamo detto, andranno al ballottaggio Francesco Balocco con il 49,10% e Angelo Mana che invece ha ottenuto il 23,22%. A Saluzzo anche qui ballottaggio tra Pierino Sassone che ha ottenuto il 33% e Paolo Alemanno, sindaco uscente, che invece è in vantaggio con il 38,8%. Il nuovo sindaco di Savigliano invece è Sergio Soave del centro-sinistra con il 54,21% dei voti rispetto al 22% ottenuto invece dallo sfidante Pier Giorgio Rubiolo. In provincia di Alessandria si andrà al ballottaggio a Casale Monferrato tra Giorgio De Mezzi e Gianni Crisafulli, l'uno con il 47% e l'altro con il 33%. E poi a Novi Ligure la sfida tra Lorenzo Robbiano che ha ottenuto il 46,27% e Luigi Moncalvo che invece ha ottenuto il 39,51%. Partita ancora aperta anche a Tortona tra Massimo Vittorio Berrutti con il 38% e Giorgio Bailo con il 29,49%. E poi in provincia di Asti nuovi sindaci a Canelli e Nizza Monferrato, nuovo sindaco di Canelli Marco Gabusi che si è imposto su Fausto Fogliati con il 40,5%, invece a Nizza Monferrato vince Giovanni Lovisolo con il 59,79% rispetto allo sfidante Maurizio Carcione che invece ha ottenuto il 46%. E poi a Biella il nuovo sindaco è Donato Gentile che subentra quindi all'uscente Vittorio Barazzotto. Gentile ha vinto con il 51,72% su Barazzotto che invece ha ottenuto il 35,99%. Ballottaggio invece a Cossato che vedrà la sfida tra Claudio Corradino in vantaggio con il 42% e Mariangela Franzoni invece con il 24%.
E poi ancora Verbania vince il sindaco Marco Zacchera con il 54,8%, Claudio Zanotti invece rimane indietro con il 45%. Avercelli si riconferma sindaco a furor di popolo con il 60,60%, Andrea Corsaro sindaco uscente del centrodestra, rispetto invece allo sfidante del centrosinistra Filippo Campisi che ha ottenuto il 27,63%. Imperia, nuovo sindaco Paolo Strescino con il 61% dei voti rispetto a Paolo Verda, lo sfidante che ha ottenuto il 32%, nuovo sindaco anche a Sanremo Maurizio Zoccarato con il 54,6% dei voti.